Oltre 1.000 espositori, 10 padiglioni occupati, un'area esterna di 7.500 metri quadrati allestita per gli special show, 980 animali, più di 120 convegni in calendario e delegazioni commerciali estere da 33 paesi del mondo. Sono questi i numeri della 113esima edizione di Fiera Agricola, la manifestazione internazionale del primo settore, nata nel 1898 e biennale dal 2004, che da 120 anni porta a Verona tutto ciò che riguarda l'innovazione in agricoltura, dalla meccanica alla zootecnica. L'appuntamento di quest'anno si è aperto ufficialmente al Pala Expo con il dibattito dedicato al futuro, o meglio alle politiche agricole 4.0 messe in campo dall'Unione Europea, a cui hanno partecipato Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Herbert Dorfman, europarlamentare componente della Commissione Agricoltura, e Fabrizio De Filippis, docente di economia e politica agroalimentare dell'Università Roma III. Filo conduttore di Fiera Agricola 2018 è, oltre all'innovazione, soprattutto la sostenibilità declinata nell'ottica del risparmio energetico, dell'attenzione al suolo, ma anche dell'assistenza costante assicurata ai mezzi agricoli per prevenire rotture e guasti nelle fasi di più intenso utilizzo. Nel giorno dell'apertura tanti giovani studenti degli istituti tecnici e agrari presenti negli stand e negli spazi dimostrativi. Segno tangibile dell'interesse verso questo settore, tornato ad interessare le giovani generazioni attratte anche da strumenti sempre più digitalizzati, così come lo dimostra il progetto Agro Innovation Edu ed il protocollo d'intesa sottoscritto da Imagine Line e la Rete Nazionale degli Istituti Agrari per la formazione ai docenti delle scuole agrarie e la distribuzione di software gratuiti per l'agricoltura digitale a studenti e professori. La manifestazione prosegue fino al 3 febbraio con eventi, convegni e appuntamenti di ampio respiro.